Estate, 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 relax. Agenzia chiusa, tutto a posto. Ma oddio, ma che contratto ho deciso di applicare al nuovo assunto? Ma è il contratto collettivo SNA Consal? E se non va bene, se mi fa causa? Colleghi, buongiorno. Scusatemi se vi intratterrò qualche minuto sull'annosa questione del CCNL, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera. Beh, togliamoci definitivamente ogni dubbio su alcuni punti. Primo, lo SNA è senza ombra di dubbio la sigla associativa dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa. Abbiamo 10.000 soggetti iscritti che rappresentano oltre il 90% degli agenti italiani iscritti ad un'associazione di rappresentanza. Quindi chi dice qualcosa di diverso o è male informato o è in cattiva fede. Due, COMSAL, cioè la sigla sindacale dei lavoratori dipendenti che ha firmato il nostro CCNL, è rappresentativa. Il Ministero del Lavoro con un atto formale l'ha riconosciuta una tra le forze sindacali italiane comparativamente maggiormente rappresentative. Ma di più, numerose sentenze dei tribunali italiani hanno riconosciuto che non c'è nessuna prova che possa invalidare la forza contrattuale di COMSAL o la legittimità del nostro CCNL. È vero, c'è stata qualche sentenza, tre ad oggi, che ci hanno dato torto. Però forse è bene sapere, a scanso di equivoci e per evitare che qualche utile idiota delle controparti possa interpretare a suo piacimento queste sentenze, che una di queste tre non riguardava il CCNL, o meglio, non riguardava la validità, la legittimità del nostro CCNL. Riguardava una supposta elusione contributiva e quindi una questione puramente tecnica. L'altra delle tre partiva da una pregiudiziale pesante, cioè di un collega che applicava un altro contratto, che poi è passato al contratto SNA e che, poiché il contratto SNA prevedeva delle retribuzioni più basse, si è trovato in difficoltà a far tornare i conti sotto l'aspetto contributivo INPS. Allora, se la situazione è questa e a fronte di queste poche sentenze sfavorevoli, ne abbiamo parecchie vinte senza nessuna ombra che lasci spazio ad appelli, a ulteriori ricorsi, allora stiamo tranquilli come categoria che abbiamo fatto le cose come andavano fatte. Stiamo anche tranquilli che lo SNA ha la forza, il coraggio e, perché no, le risorse per tutelare ciascuno di noi che si dovesse trovare coinvolto in iniziative giudiziarie o no, che possano comprometterne gli interessi e che riguardino direttamente o indirettamente il nostro CCNL. Quindi la richiesta è applicatelo tranquillamente, come dovete fare da iscritti SNA, applicatelo comunque, applicatelo anche se qualcuno vi dovesse consigliare il contrario e rivolgetevi allo SNA con fiducia per superare qualunque obiezione. Siamo attrezzati per assistervi in ogni passaggio. I numeri del resto ci danno ragione. Più di 20.000 lavoratori dipendenti agenziali stanno applicando in questo momento il CCNL SNA COMSAL. Questi dati sono certificati dall'INPS attraverso i flussi UNIEMS su un totale di dipendenti agenziali che non arriva ai 30.000. Cioè non c'è dubbio che il nostro contratto sia quello rappresentativo del settore, più diffuso, applicato dalla stragrande maggioranza della categoria. Per cui seguite senza esitazione le indicazioni al riguardo che via via sono e saranno, sono state e saranno diramate dallo SNA. Del resto, lo SNA è di tutti noi e persegue esclusivamente gli interessi della categoria agenziale. Non fa lo sbaglio che fanno altri di confondere gli interessi degli agenti con gli interessi delle controparti. Grazie per l'attenzione, conto di incontrarvi presto. Ok, come sempre il nostro presidente mi ha tranquillizzato e ora posso godermi un po' di sano relax. Buona estate a tutti!